Trovati anche oggi e parliamo di banche, però calmi, attenti e tranquilli. È un periodaccio per le banche, lo sappiamo, è un periodo brutto per la nostra eh, economia, ma tanto ne verremo fuori. Ovviamente prima o poi sicuramente ne verremo fuori. Eh, ma oggi parliamo di un altro tipo di banche, una banca molto importante dal punto di vista sociale, una banca radicata, possiamo dirlo, anche se poi il radicamento non sarà alla base della sua ehm, ovviamente della sua missione, un mission come si dice oggi, radicata nel nostro territorio, una banca che lavora eh, insieme all'Umbria per un fine, uno scopo che sono estremamente nobili, una cosa che eh, non tutti, non molti conoscono, ma secondo me è un fiore all'occhiello della nostra regione. Parlo della banca degli occhi. La banca degli occhi, dopo vi spiegheremo di che cosa si tratta. Il eh, dirigente della banca degli occhi è un eh, oculista ovviamente che io conosco da tanti anni e eh, con cui sono amico, per cui ci scuserete, ci diamo ovviamente del turno, facciamo un discorso eh, diciamo eh, un po' troppo serioso perché ci conosciamo abbastanza bene. È De Pietro Torresan, un veneto trapiantato Qui, e qui parliamo di trapianti, anche in questo caso nelle marche. Pietro Torresan, oculista, Banca degli Occhi, sta a Fabriano. Ma come mai un, un, da, da Conegliano nelle marche, intanto, prima di cominciare, come mai? Che Beh, è successo? Per un fatto puramente personale, perché la moglie è ecco marchigiana qua. e come, come sappiamo eh, si va dove tira il cuore, no? Sì, in in un altro modo, ma comunque mm, la chiamiamo sì, così. Quindi ti trovi bene per il tuo lavoro in questa regione? Eh, non dire bene e dire poco, mi trovo benissimo, mi sono inserito subito, fin dall'inizio, molto bene, perché le marche offrono dei, delle caratteristiche, dei vantaggi notevoli e oltretutto c'è una sensibile somiglianza anche con la regione da quale provengo, il Veneto e quindi al di là di fatti logistici ambientali che sono ottimi, ricordiamo l'ambiente, la cultura, l'arte, la, la cucina, la, il clima delle marche che sono senz'altro dei punti forti di questa regione, mi tro sono trovato molto bene anche come struttura diremo, organizzativa ospedaliera quindi ho iniziato a lavorare e a, subito all'ospedale di Fabriano nell'oculistica e successivamente dopo i primi dieci anni sono, um, sono trasferito a Iesi, all'ospedale di Iesi e in questo frangente è nata ecco. appunto questa realtà di cui adesso parliamo. Ed è questo che mh, per cui noi ti abbiamo invitato qui. È una cosa molto importante, una struttura estremamente significativa, che la dice lunga, come diceva il dottor Torresan adesso, su quello che sono eh, su quelli che sono gli input, diciamo, dal punto di vista sociale che ha la nostra regione, che la nostra regione propone all'esterno. La banca degli occhi, ecco, dirla così: banca degli occhi, cosa significa? Spieghiamolo a tutti. Sì, il termine banca può lasciare un attimino sorpresi parla parlando di sanità, ma il termine è azzeccato perché banca è un, una struttura, ben tutti sappiamo, che conserva qualcosa di prezioso. Nel commerciale, conserva ovviamente il denaro, ma nel caso nostro, dal punto di vista appunto, eh, sociale e eh, medico, conserva qualcos'altro di prezioso. Quest'altro più prezioso sono le corne, le corne che vengono raccolte. Esaminate e distribuite a scopo di trapianto. Quindi è una struttura che è fondamentale, un punto cardine in questo processo, lungo processo che va dalla donazione di cornea al trapianto in sala operatoria. Nel mezzo ci sta la banca. Ecco, se vuoi che ti dica sì, no, il diciamo, significato diciamo, di questa banca. Ecco. Spieghiamo al, al, diciamo al pubblico intanto. Eh, come avviene e quando, anzi, diciamo prima, quando avviene questo trapianto, a chi è destinato questo trapianto e perché, soprattutto? Dunque, ci sono numerose patologie dell'occhio per le quali necessita eh, la sostituzione della cornea, che è una parte dell'occhio, non è tutto l'occhio, è una parte, certo. la parte anteriore, è come il vetrino dell'orologio per capirci. Mm. Che necessita appunto la sua sostituzione per poter ridare la vista a quest'occhio che l'ha persa. Numerose patologie che vanno dalla causticazione da calce, come può avvenire spesso, i traumi, eh, esiti di interventi chirurgici, infezioni, qual l'herpes e via dicendo. In questi casi, la vista viene. Qui, una casistica molto, vasta. molto ampia, e la più importante ancora di tutte è il cheratocono, che è una patologia frequentissima ed è anzi la prima causa di trapianto di cornea. Allora, sostituendo appunto questo tessuto, ridiamo la vista a queste persone. Però questo tessuto può essere fatto ricavato solo da persone che l'hanno donato. Quindi la donazione è il primo atto fondamentale e insostituibile di tutto questo processo. Ti faccio un dopo continui. Prego: prego. Non, esiste, non esistono corne artificiali. C'è stato qualche esperimento, diciamo, proprio in questo campo. Che però è fallito perché eh, rigetto, no. esiste, appunto, non esiste la, la compatibilità, non la biocompatibilità. È... Al momento attuale non esiste la possibilità di sostituire la cornea con qualcosa di artificiale. Quindi siamo costretti a ricorrere appunto a una cornea umana mm -hmm. e non di altra natura, perché anche corne di animali non possono essere accettate ovviamente per un motivo di rigetto. Che... Quindi vai avanti pure, scusami l'interruzione. Ecco, prego, prego. È giusto che la popolazione conosca. Quindi il, noi possiamo um, trapiantare appunto la cornea solo se l'abbiamo ricavata da una persona che l'ha donata, il cosiddetto donatore. Il donatore è il punto cardine di tutto il processo che va da, appunto, dalla cornea prelevata in, dopo appunto, il decesso del donatore. Il decesso, ovviamente, il decesso deve essere. Certificato. certificato, perché solo dopo la certificazione dell'avvenuto decesso e il consenso dei familiari di cui dopo diremo sì. si può iniziare la, la procedura del cosiddetto prelievo. Viene eseguito appunto questo prelievo, la cornea prelevata viene inviata alla banca e la banca ha questa funzione di esaminare il tessuto se è idoneo o no al trapianto, perché non tutte le corne sono idonee, cioè sono tali per cui si esclude un possibile scompenso o addirittura rigetto. Bisogna accertarsi anzitutto che il donatore non abbia delle patologie che possono essere trasferite tramite la certo. corna al ricevente e questo è un fatto clinico che viene accertato già prima della donazione, dal chiuso che effettua in sede ospedaliera viene riverificato da noi in banca, perché noi esaminiamo tutta la documentazione, una volta che questa documentazione è secondo le normativa che noi abbiamo ben precisa, si esamina il tessuto. Se il tessuto ha delle caratteristiche di cui adesso non cado in dettagli, certo. per cui ci dà una garanzia di possibile successo, la cornea viene conservata con varie modalità in attesa di essere destinata a quella sala operatoria dove verrà eseguito appunto il trapianto. Quindi noi siamo proprio nel mezzo di questo processo che va dalla donazione al trapianto. Ecco, è un fulcro. E la tempistica? Voi dovrete essere velocissimi, io so che avete anche dei mezzi eh, con, con cui siete collegati con quasi tutti gli ospedali esatto, d'Italia. Esatto. Noi abbiamo per fortuna nella nostra organizzazione un'auto nostra proprio della banca con due autisti. H24 sempre disponibili per andare a, a prendere le corne da dove sono state prelevate e per portarle poi in quegli ospedali che ne, dove verrà poi effettuato il trapianto la tempistica appunto è, è notevole perché uno, una, ha una sua notevole importanza perché chiaramente la cornea non può stare esposta più di tanto, quindi sia dal momento del, del prelievo che deve avvenire entro 12 massimo 24 ore dal decesso sia nella conservazione che è di circa 10 giorni nella ah, banca è una cosa molto breve certo. sì, perché sennò la, la cornea decade de nelle sue qualità. Ecco, in tutto questo siamo rapidissimi e, e, e ovviamente precisi nella nostra esecuzione, perché non è consentito errore, e avviene appunto il, il, la risoluzione di questo, di questo processo che va dalla donazione al trapianto. La casistica di. quindi i risultati sono sempre comunque. Vanno dunque, sempre a buon fine. Dunque trapianti. diciamo che prima dell'avvento delle banche. E quando ancora le banche non esistevano, diciamo che la prima banca d'Italia è stata la Banca di Mestre, che risale a circa 25 anni fa. Quanti ce ne sono in Italia? Di in ora? Italia sono una dozzina solo, nel centro Italia siamo solo 3-4 e quindi Fabriano e le marche, diciamo meglio, eh, assumono una grossa importanza in questo. E, mh, prima dell'avvento delle banche. E le corne venivano prelevate direttamente dal deceduto e portate subito in sala operatoria, senza, altre, senza, senza no. altri esami. E non a caso, per esempio era quello che dicevamo della compatibilità. Compatibilità con... eccetera eccetera. Non a caso i, i, i cosiddetti rigetti erano frequentissimi, andavano sul 50%. Sì. Attualmente la nostra banca registra un, circa solo un 2% di. Di insuccesso dovuto alla scarsità della qualità della cornea perché certi, certi elementi più di tanto non possono essere avvalorati, quindi c'è sempre una componente di rischio ma bassissima. Quindi il significato della banca è questo: di garanzia, di garanzia della qualità del tessuto e della sua successo nel caso di trapianto. Questa struttura si trova all'ospedale, presso l'ospedale di Fabriano, e dipende dalla, dalla regione Marchia. È una sì, struttura esatto. fatta di volontari oppure è gente che lavora lì e che comincia a pesare sulla, su quella che è l'economia regionale. regionale. Diciamo che entrambe le cose sono eh, reali. E da un lato c'è un'organizzazione ormai eh, strutturata, ben eh, riconosciuta, che vede appunto, siamo pochissimi, a parte il sottoscritto come direttore, esistono due biologi eh, in organico. Ma accanto a questi abbiamo dei volontari che vengono perché il lavoro è tanto e chiaramente non siamo in grado di sopportare tutto. Comunque è un lavoro sociale. È un lavoro sociale, sì, e, e questi volontari ci danno una mano. Eh, che sono tutti oculisti o chirurghi? No, oculisti? no, no, biologi. Ah, biologi? Biologi, so. perché l'attività è un'attività di tipo biologico, perché dobbiamo certo. esaminare un tessuto. C'è cioè, l'oculista, perché l'oculista è un tramite, diremo, tra il biologo e i chirurghi. E, e quanti sono i biologi dentro da voi? E i biologi sono solo due più due volontari. Due, due strutturati e due volontari che frequentano in attesa di speriamo di assunzione, ma le cose sono molto. In questo periodo de, con la spending review che c'è. Con la spending review, chiaramente abbiamo avuto. Come sono i rapporti con la regione a questo punto? Beh, i rapporti con la regione sono ottimi, sono ottimi perché la regione. Eh, prima di tutto, dobbiamo riconoscere il grande merito della regione di aver voluto questa, questa realtà, perché non tutte le regioni d'Italia lo hanno. Il meridione addirittura ne ha solo due banche degli occhi, quindi capiamo che un, un terzo dell'Italia è sprovvisto. Tant'è vero che ci è giunta proprio giorni fa dalla Sicilia una richiesta di assistenza per, di, in merito. Ma voi utilizzate anche aerei eventualmente, elicotteri se c'è bisogno? Abbiamo avuto occasione di servirci anche del notevole apporto della polizia quando c'è stata necessità di portare le corne eh, lontano in tempi rapidi. Per esempio in Sardegna la polizia di Fabriano ci ha dato una gran mano, quella volta era un bambino di due anni che doveva essere trapiantato, avevamo queste corne, era urgente il trapianto e grazie appunto alla, alla collaborazione della polizia di Fabriano è stato fatto, reso possibile il tutto. Altrimenti abbiamo questi nostri mezzi, nostri mezzi che, eh, questi autisti che si muovono. Laddove necessita, nella regione e fuori regione, perché ricordiamo che noi siamo collegati con l'Umbria, abbiamo anche questa intesa interregionale, per cui i prelievi e i trapianti che eseguono all'Umbria fanno capo alla Banca degli Occhi nostra. Senti Pietro, ma i, i fondi? Non bastano mai? oppure... Dunque, eh, come Chi dicevo. Interviene a darvi esatto, una Esatto, interviene la Regione, la Regione ha, si è fatta carico delle spese della gestione della banca con un budget che viene concordato di in anno in anno, che copre tranquillamente. Ma è un fiore all'occhiello, però. Sì, <ride> sì, è un fiore all'occhiello. Diciamo che poi il, accanto a questo fatto puramente economico esiste l'altro fatto sociale e diremo. Speciale, specialistico, curistico della possibilità di dare questo servizio non solo dentro la regione, ma anche fuori la regione. Quindi siamo tranquilli sotto questo aspetto. Ecco. 11 anni di attività, 2002-2013, quindi abbiamo 11 anni di attività. Avrai qualche aneddoto forse da ricordare, e comunque. Come sono stati questi 11 anni di attività? Sono volati veloci oppure sono cresciuti i problemi? Quali sono soprattutto i problemi che esistono? Al di là di quelli che viviamo quotidianamente dalla, dalla crisi che negli ultimi 4 anni si è fatta insistente, quindi anche credo da ecco, voi. Diciamo che la crisi eh, m, ci ha riguardato fino a un certo punto perché eh, noi eh, siamo sempre, nonostante tutto, siamo continu abbiamo continuato a lavorare e con un trend di crescita continuo un trade di crescita continuo e quindi siamo rientrati dentro a quella che era il presupposto per cui è nata la banca, cioè creare una indipendenza della regione in fatto di approvvigionamento di corne, mentre prima dovevamo servirci presso altre banche, addirittura estere, con quello che ne comporta, con i costi, anche, con i costi e la tempistica che comporta e i disagi che ne, ne conseguono. Questo è stato completamente... Eh, diremo eh, sodato e, e riconosciuto. Quindi siamo cresciuti nonostante le crisi, anche attualmente nonostante la crisi siamo cresciuti, anche perché, e va detto, oltre al grande mh, aspetto positivo delle donazioni da parte appunto, dei par familiari delle persone decedute, c'è stato un apporto anche economico. I privati che vengono incontro al nostro, alla nostra necessità. Non faccio esempi perché non sarebbe il caso di farli, però eh, tante piccole necessità della banca sono state mh, eh, rese mh, possibili, risolute, proprio grazie a questo apporto di privati. Avete visto di attrezzature, quella roba lì? Attrezzature, sì, sì. Privati che sono sia strutture grosse come possono essere assicurazioni, banche e via dicendo. O industrie, ma anche privati. Abbiamo avuto addirittura un, un emigrato che tornava da, dalla Svizzera che aveva donato le corna di un familiare e che ha portato i suoi 200 euro. Bene, come, come apporto? E succede spesso che eh, nell'occasione appunto di questi funerali ad esempio i, le donazioni che vengono fatte, i soldi che vengono raccolti invece di essere eh, dispersi diciamo certo. in, vengono donati proprio alla banca e abbiamo recentemente avuto proprio tre donazioni in questa settimana in merito che ci hanno permesso di acquistare quel qualcosa che certo. attualmente magari non è così facile acquistare le dicevamo all'inizio una delle prime domande che ti ho fatto, hai detto: poi ne parleremo delle autorizzazioni all'espianto. Vuoi essere un sì, momentino più preciso, sì. per favore? Eh, la domanda classica che viene posta: dice: Ma chi può intanto donare? E come avviene la donazione? Intanto diciamo che tutti possono donare, dai tre anni in su, prima no, perché le corne. Nei bambini molto piccoli hanno delle caratteristiche che non possono essere accettate. Dai tre anni fino all'anziana età può, si può donare, quindi esiste anzitutto questo dato che la popolazione è giusto che conosca. Poi non è perché uno era stato operato di cataratta o perché aveva il glaucoma o il diabete che non può donare, non può donare solo se ha delle patologie per cui non si, può, si possono trasmettere, come l'HIV, l'epatite sure. e via dicendo, ma questo sarà il medico poi a deciderlo. Il paziente, il familiare del deceduto, una volta che ha deciso, di, dà la sua disponibilità. Allora non si possono prelevare le corne solo nel caso che il paziente deceduto in vita abbia espresso la sua non volontà alla donazione. Ma se il paziente non ha, ha espresso la volontà positiva certo. o addirittura non ha detto nulla perché solitamente uno non pensa a queste cose, saranno i familiari a decidere. Che solo i familiari, certo. solo con l'assenso dei familiari noi possiamo procedere. E quindi sta la sensibilità dei, di queste persone che nel lutto, e questo è un momento difficile, infatti, nel lutto dovranno accettare questo momento che, però avrà di converso dopo un grande motivo positivo di soddisfazione. Eh certo, ma io quello che volevo chiedere è anche questo: diciamo un po'. Una grande curiosità che ho in questo, per questo mondo, no? ma perché non se ne parla tanto di, di trapianto eh, di corne come si parla di tante altre cose invece in campo della medicina? Per esempio, anche voi fate delle ricerche, farete molta ricerca, quindi perché? O comunque non se ne parla a sufficienza? Quali sono le motivazioni, secondo te? Secondo me, anzitutto perché la trapiantologia è una disciplina abbastanza recente è abbastanza recente. Perché è un campo che ha sconvolto l'ambiente medico, chirurgico, perché mentre prima si, i problemi si risolvevano dal punto di vista medico, con delle medicine, con l'irime, via dicendo, certo. farmaci e, o chirurgico, cioè tagliando e cucendo, la trapeutologia ha sconvolto il mondo della medicina perché ha fatto capire che sostituendo una parte malata con una sana da, da, da un donatore, si ottenevano dei grandi vantaggi. E quindi dal punto di vista proprio. Non metodologico e culturale ri, rivedere eh, cominciare a rivedere bene ma credo che sia eh, la cosa più bella del mondo perché io non voglio fare paragoni una cosa è la sordità una cosa è la cecità no? sono due cose ben diverse per cui io credo che sia veramente un miracolo Estremo. estremo. Sì, nella sordità purtroppo si fa, non si può fare più di tanto, mentre nella cecità tante volte si possono risolvere i problemi e quindi, ripeto, essendo recente come disciplina, eh, ha questo motivo di, per cui non è ancora sufficientemente conosciuta. La conosce purtroppo chi ha bisogno, chi ha bisogno e si rende conto di cosa significa poter avere il vantaggio di un trapianto certo. e, e quanto grande è stato quell'atto di chi ha donato. Mm, parlavamo prima di, di cominciare con il dottor Torresan di una cosa che io l'ho vista negli ultimi anni, la, la banca, sono stato vicino perché mi interessava eh, giornalisticamente ma anche personalmente, mi interessava vedere come si muove e come si muoveva. E io l'ho conosciuta soltanto per i trapianti di corne, adesso però il discorso si è ampliato sembra. E... Ci sono anche trapianti di membrane amniotiche e di opercoli cranici. Ecco, siccome noi mh, ci spieghi cosa significa per favore volta per volta. Sì. Cioè, loro fate custodite che cosa? Viene qualcosa di analogo come avviene per le corne, cioè avendo questa struttura ben organizzata e rispondente a dei parametri anche scientifici ben definiti secondo le leggi nuove normative europee che in questo siamo ai massimi livelli in Italia, la Banca degli Occhi regionale nostra, che è stata inaugurata solo un anno fa e quindi è tutto uh, rispondente alle nuove normative. Come, analogamente, come dicevo, alle corne avviene anche per le membrane amiotiche e per le teche craniche, cioè le membrane miotiche sono è un tessuto, una pellicina diremmo così per capirci che ricopre la placenta, placenta che viene donata dalla donna che ha partorito. Solo per taglio cesareo comunque, la donna che ha partorito dona questa placenta e dalla placenta noi ricaviamo questo tessuto, questa pellicina, questo rivestimento che si chiama membrana amniotica. Grazie alla quale si possono fare delle eh, applicazioni molto interessanti, sia in campo oculistico, e non, vi, non cado in particolari, per la ricostruzione della superficie anteriore dell'occhio, sì, sia per in campo Dermatologico, nella cura delle ulcere cutanee, odontoiatrico, eh, chirurgico, questo, questo, estetico, ha numerose applicazioni. Tutto questo è frutto di ricerca perché fino a qualche anno fa non si sapeva. Non si sapeva niente, e in questo diciamolo pure: Le Marche è leader in, in Italia nella produzione di membrane amniotiche. Addirittura? Sì, diciamo anche un, perché è giusto che la popolazione marchigiana lo sappia, Le Marche sono leader nelle membrane amniotiche. In quanto tale sono ai primissimi posti nella donazione di corne e sono la prima regione d'Europa percentualmente parlando, nella donazione di organi. Quindi questo va veramente a merito di questa struttura regionale che è stata creata e quindi va, va riconosciuto e va riconosciuto all'attività del centro regionale tra pianti dal quale dipendiamo. Perché noi, come banca, dipendiamo dal Centro Regionale Trapianti diretto dalla dottoressa Francesca De Pace e da una varia equip, la quale a sua volta dipende dal Centro Interregionale di Milano che fa capo al Centro Nazionale di Roma. Poi, è una struttura ben organizzata a rete molto a rete per forza gli opercoli cranici, gli opercoli cranici invece sono un'ultima novità uh -huh. da sei mesi a questa parte gli opercoli cranici sono diremo, una parte del cranio che viene prelevata a persone che hanno avuto um, processi gravi di i ipertensione endocranica a seguito di moragie o incidenti stradali, viene prelevato questo opercolo cranico per decongestionare il cervello e in attesa di riapplicarlo una volta che la patologia si sia risolta. Ma nel frattempo questi come se, opercoli. Come si se, 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 se riempie? Bostiche, che cosa c'è? Una particolarezza. bisogna chiederlo ai neurochirurghi di Ancona. No, stavamo... Sì, sì, bisogna chiederlo ai neurochirurghi di Ancona. Fatto sta che viene prelevato un pezzo di cranio e nel frattempo, in attesa che il paziente guarisca, dove viene conservato, deve essere conservato con delle ad... debite accortezze, sia dal punto di vista di sterilità che di condizioni climatiche, presso la banca degli occhi. E quindi abbiamo questa ulteriore attività, quindi le corne, le membrane miotiche, gli opercoli cranici. E in futuro pensiamo di um, ampliare ulteriormente con i vasi, quindi il vascolare: cioè i pazienti che fanno, per esempio, i famosi mm. bypass coronarici e via dicendo, oppure altri bypass eh, nell'addome, nel torace, hanno bisogno di, di questo eh, tessuto vascolare che è stato prelevato da altre persone. Okay. Anche qui sarà la banca a dover intervenire. Perché è chiaro che l'attività ovviamente crescerà anche per crescerà. questo, perché sicuramente. Tant'è vero che io la domanda che volevo farti è questa: ma che farà da grande questa banca degli occhi? No, questa risposta non posso darla perché dovrei essere un profeta. Diciamo che ci sono tutte le intenzioni per crescere e per adeguarsi alle nuove esigenze eh, sanitarie che anche oltretutto la scienza ci impone, no? anche perché nel campo, ad esempio, anche della cornea stessa sono cambiati i tipi di intervento e quindi il, la preparazione delle corne non è più la stessa che avveniva dieci anni fa abbiamo cambiato tecniche Tecnici che hanno imposto l'assunzione, la, la, l'acquisto di un strumentario nuovo che poi è anche molto costoso proprio per adeguarci a queste nuove tecniche e stiamo andando avanti e ripiamo, ce la mettiamo tutta ecco. Senti, uso perdonatemi, sono un po' terra a terra diamo un occhio al futuro no? tanto per entrare sì. come lo vedi il futuro eh, considerato lo stato attuale del, dell'economia e tutto quanto il futuro della... Della, della banca, ma soprattutto della presa di coscienza sociale della nostra regione su questo discorso dei trapianti. Beh, io eh, sono ottimista, anche perché lo sono di, di natura ottimista, perché ho visto solo una crescita e quindi non vedo motivo perché ci sia una decrescita, c'è una crescita perché man mano. Ma qu quanti trapianti siamo arrivati all'anno? Non l'abbiamo detto. Ecco, sono circa 120. 120, calcolata una popolazione di 1.400.000 abitanti, siamo dentro la media della statistica europea che prevede un trapianto oh, 80 trapianti ogni 120.000 abitanti, quindi 1.200.000 abitanti, quindi diciamo anzi a, bu a buon livello e soprattutto siamo autonomi, non dobbiamo dipendere da altre regioni. Quindi sotto questo aspetto il successo è già assodato già da anni. Proseguiremo e secondo me aumenterà perché si tratterà solo di aumentare la sensibilità delle persone, certo. sensibilità che già c'è, diciamo la conoscenza più che sensibilità. Giusto che questo programma, di cui anzi ringrazio di essere stato invitato, ha questa funzione di far conoscere questa realtà, perché quando queste persone si troveranno di fronte al triste fatto di un lutto, ma verranno intervistate dal personale medico dell'ospedale, in merito della donazione della cornea non siano sprovvedute certo. cascano Don già che possono fare un qualcosa di grande, di molto grande, perché anche a tutti noi potrebbe succedere aver bisogno di un trapianto. Senti, hai qualche caso particolare che ti ha commosso, ti ha coinvolto maggiormente in questi, in questi anni e che te lo senti ancora sulla pelle? Sì, eh, i casi particolari sono più di uno. Magari non facciamo i nomi, No, ma... no, eh, riguardano soprattutto le persone giovani le persone giovani che dove assistiamo alla morte di un bambino o di un adulto la casa che mi ha colpito più di tutto fu proprio all'inizio, all'inizio avevamo appena aperto e a Fabriano avvenne la morte triste di una bambina che oltretutto era anche una mia cliente, mia paziente che seguivo io, quindi conoscevo tristemente, una bambina di 9 9 10 anni che in un incidente fu presa sotto un autobus, eccetera, morì. Fui chiamato la notte e la mamma, la mamma era una spagnola. Non lo dico apposta, perché? Perché in Spagna c'è una, una grande attività di trapiantologia È stata ah, leader, sì. sì, la Spagna è stata leader in Europa in questo. L'abbiamo adesso superata, ma è stata sempre leader la Spagna. E quindi gli spagnoli che hanno questo, mh, questa loro mh, propendenza a donare. E questa mamma a poche ore dalla morte della bambina fu lei a esigere che venissi in ospedale quella notte per prelevare le corna di questa bambina perché eh, loro lo hanno nell'animo e lì li capì l'importanza proprio della comunicazione perché questa era culturalmente preparata perché una madre che vede una bambina morire certo. e poche ore dopo è lei che chiede, non è stata intervistata, è lei che per prima chiese di che fossero donate le corna, significa perché era preparata a questo. Quindi è questo che noi cercheremo di arrivare anche nella regione Marche, oltre che in Italia ovviamente. E questo avviene se le persone conoscono questa realtà. E la conoscono grazie appunto a queste vostre attività eh, professionali di divulgazione, di conoscenza. Ecco. Però vogliamo chiudere con il dottor Pietro eh, Torresan. Che è il responsabile, lo ricordo, della banca degli occhi, che sta a Fabriano eh, nell'ospedale, nella ne struttura sì. ospedaliere Fabriano, mm. con una cosa detta proprio fra noi: se tu prendiamo una macchina del tempo, torniamo okay. indietro, se ti capitasse la necessità di un trapianto per Polifemo, che faresti <ride> con un occhio solo? Dunque... Eh... Enorme ovviamente. Sì, sì. E lei eh... sarebbe difficile trovarlo. Dunque, cosa intendi dire per Polifemo? Perché eh, un, per un occhio solo? Sì, per un occhio solo. Eh, eh niente, non, non cambierebbe fondamentalmente, non cambierebbe do, dal punto di vista sia organizzativo che scientifico che psicologico, perché è sempre quella. Perché un occhio è sempre un occhio. Però non chiameresti Ulisse no, non chiamerei Ulisse faresti il tuo lavoro e basta esatto, esatto abbiamo conosciuto Pietro Torresan abbiamo conosciuto più da vicino la banca degli occhi grazie, alla prossima volta